Io che corro lenti a 4,30 devo dire che non ho nessun problema. Sembra molto più pesante della Magnifly quando corri, ma fondamentalmente poi quando, cioè, quando devi tenere i ritmi non c'è assolutissimamente problema, quindi perfetto. Nell'introdurre le nuove Ultrafly 3 di Top Athletics appare evidente, anche per chi non è un esperto di scarpe, che questo modello ha un fattore distintivo. Fattore distintivo di cui abbiamo già parlato nelle prime impressioni e che vi allego qua sotto. In sintesi, combinare un design volto a una corsa naturale con un rinforzo tallonare per aiutare a ridurre la pronazione. Questo è quello che noi esperti di marketing chiameremmo value proposition di queste Top Ultrafly 3. Ha senso come concetto? Beh, i puristi da un certo punto di vista potrebbero storcere il naso. Ma come tutte le novità, è importante sapere che la pronazione aumenta con la velocità perché maggiori sono le forze di impatto e di conseguenza essere protetti non necessariamente può essere una cosa negativa. Ad Andrea, a cui ho chiesto di correre in maniera progressiva in un giro di pista dai 4 ai 3 km, i dati parlano veramente chiaro. Stessa cosa vale sui 160.000 podisti mondiali del database RunScribe. Buono sapersi per il podista amatore, direte voi, sicuramente. Ad ogni modo, ci siamo già dilungati nel video precedente, di conseguenza veniamo subito alle specs. 269 grammi nel modello 42,5 US 9, che poi è quello che abbiamo testato. Differenziale 5, 28 mm nel tallone e 23 nell'avampiede. Secondo me è una bella via di mezzo tra lo zero drop e i 10 mm utilizzati dalle principali case di scarpe. L'intersuola è ancora in zip foam, come quella tra l'altro che abbiamo già testato qualche settimana fa con le Zephyr, ed è la stessa che è anche presente nelle Phantom che per ora non abbiamo ancora recensito. Si tenga comunque conto che il modello Ultrafly 2 non aveva invece lo zip foam, che è una novità di quest'anno. Siccome ne abbiamo già parlato abbondantemente nella recensione delle Zephyr, vi consiglio di guardarlo qua sopra se siete interessati per ulteriori dettagli. Ultima cosa di cui vorrei parlarvi prima di passare la parola ad Andrea, la tomaia. La tomaia in mesh ingegnerizzato, flessibile e senza sovrapposizioni, misurata con un termometro da cucina, la traspirabilità è eccellente. Ha un sistema di allacciatura tradizionale, ma con i 7 occhielli il piede è davvero bloccato. Infine, della conchiglia avevamo già parlato nelle prime impressioni. In sintesi, il tallone esterno in TPU nella parte inferiore ha invece una parte superiore più morbida che, a mio modo di vedere, non crea problemi ai tendini. Se comunque volete comprare questa scarpa, potete andare su Top Athletics oppure nei negozi specializzati oppure sui link qua sotto. Tra l'altro, vi allego pure un codice sconto. Ovviamente, vale sempre il mio suggerimento: comprate dove costa meno. Chiaramente, il prezzo di listino non è poi quello a cui noi podisti amatori tendiamo ad acquistare le scarpe. E correndo, come si è comportata la scarpa? Beh, chiediamo ad Andrea, che dal campo di Garbagnate ha risposto alle mie solite domande. Vediamo che cosa ci ha detto. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max, è il Chuck dei poveri quello. Dopo aver recensito le Zephyr e le Magnifly 3, finalmente siamo giunti alla recensione delle Ultrafly. Cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, diciamo che mi è piaciuta molto, molto strana, molto carina di tomaia, molto meglio delle Magnifly e delle Zephyr, un pochino più all'avanguardia. Devo dire che sono un giusto compromesso tra una scarpa normale e una Magnifly che era relativamente estrema, diciamo, comunque con un drop zero, che a me è piaciuto un sacco, ci ho corso davvero bene. Qualche volta, magari quando avevo i polpacci affaticati, diciamo che la Magnifly era un po' troppo anche per me. Questa scarpa qua invece è una super scarpa da lento, da rigenerante, diciamo, e un drop 5 che non si sente ma che fa correre di avampiede come la Magnifly. Cosa ne pensi di questo Drop 5? Ripeto, non l'ho sentito, ma comunque mi proietta abbastanza in avampiede, o meglio, mi aiuta la corsa di avampiede. Quindi direi che, ripeto, è un giusto compromesso tra uno 0 e un 5. Cioè, tra un 0 e un 10, questa qua è un 5, direi che è perfetto. A chi sono adatte queste scarpe, secondo te? Guarda, secondo me a tutti, perché comunque hanno l'inserto antipronazione, quindi anche se dovessi essere un peso massimo magari 80 kg, vanno bene lo stesso perché evitano di cedere troppo all'interno. E invece per un atleta leggero, comunque che corre di avampiede, sono perfette lo stesso perché
Io che corro i lenti a 4,30 devo dire che non ho nessun problema. Sembra molto più pesante della Magnifly quando corri, ma fondamentalmente poi quando devi tenere i ritmi non c'è assolutissimamente problema, quindi perfetto. E per quali distanze le utilizzeresti? Guarda, per quali distanze le ho usate, devo dire, le userei anche forse nei lunghi, sicuramente. Guarda, dai riscaldamenti fino ai lunghi è una scarpa che si può usare tranquillamente. E l'inserto antipronazione, cosa ci dici? L'inserto antipronazione di queste scarpe mi piace molto perché ero abbastanza dubbioso che si sentisse sul tallone, invece zero proprio. Quindi dal suo sostegno, anche per me che sono neutro nelle corse lunghe dove comunque il piede un pochino cede, diventa fondamentale avere una scarpa con un po' di protezione. Quindi devo dire che questa qua fa il caso mio per anche i lunghissimi. E quindi la suggerisci anche per persone che abbiano problemi di appoggio e siano pronatori? Sì, quello sicuramente, ripeto, anche per un neutro che corre di avampiede secondo me è perfetta perché comunque di pronazione non se ne ha, ma non butta neanche fuori a supinare, diciamo. Quindi direi che va bene dal neutro al pronatore questa scarpa. E a livello di velocità, l'altra, la Magnifly, la portavi facilmente a 3,30, questa come rispetto a quella lì, cosa ne Guarda, dici? ti ripeto, finché siamo sul lento, secondo me è davvero uguali. Questa la sento un pochino più pesante, sicuramente non è una scarpa all around come la Magnifly. E secondo te questa pesantezza a che cosa è dovuta? Guarda, non lo so perché da bilancia sono praticamente identiche, però non lo so, è proprio l'insieme della scarpa che la rende forse più scarpa da lento rispetto che la Magnifly. E invece a livello di intersuola, che cosa ci sai dire? Allora, l'intersuola è molto più dura della Magnifly, ma dopo al piede fondamentalmente no. Cioè, nel senso, appena calzata la senti che è più dura, poi mentre corri è solamente un sostegno in più, diciamo. Un pochino più dura, ma niente di eccessivo. E quanto credi che sia la durata di questa Ultrafly? Come scarpa da pronazione direi 400-500 km, poi se la devo usare come scarpa neutra perché comunque un pochino più cederà ai soliti 800 km. Sì, in effetti non sembra che si rompa particolarmente in nessun punto, quindi. No, e poi mi sembra che il battistrada sia più longevo delle Magnifly e delle Zephyr, sembrerebbe. E a livello di numero, stesso numero o mezzo numero in più rispetto alle altre scarpe topo? Ecco, mi hai fatto questa domanda col mezzo numero in più. Io le prenderei stesso numero, però in effetti sono meno abbondanti delle Magnifly e delle Zephyr, però forse il mezzo numero in più dopo diventa troppo eccessivo. E secondo te quali sono i punti di forza e debolezza di queste Ultrafly 3? Guarda, debolezza metto sempre la tenuta su pista bianca, che è davvero difficoltoso. Quando vado su pista bianca non dico, cioè, faccio molta più fatica che su asfalto. Mentre i punti di forza, davvero che è una scarpa con un inserto antipronazione che possono usare anche i neutri e comunque ti fa correre di avampiede, quindi una buona scarpa per correre bene, diciamo. E a quali altre scarpe stabili le paragoneresti? Guarda, le paragonerei di più a delle scarpe neutre perché ti dico, sono molto contento perché l'inserto antipronazione non è così eccessivo come per dire sulle ASICS GT2000. Lì mi ricordo che lo sentivo tanto, sulle Spyra che ho sentito tanto. Direi quasi che si avvicina a una Nimbus come protezione e stabilità della scarpa, molto più leggera però. E ultima domanda, quando testeremo le scarpe da gara in casa Topo? Dipende se ce le mandano, se no le prenderemo, vediamo. Però mi piacevano molto perché sembrava proprio uno scarpino quasi calza. In effetti, molti sul canale e anche sui social ci hanno detto che comunque stiamo testando, utilizzando molto spesso scarpe di casa Topo, quindi entrambi siamo soddisfatti. Sì, devo dire che è stata una piacevolissima scoperta. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima! Andrea, come al solito, molto preciso, dimenticavo di dirvi che io sono Massi, siccome ho appena preso l'ultimo inserto, scarpe sport all'interno del mensile Correre, vi posso fare una promessa, la scarpa indicata in questo inserto,
che costerà meno di 200 euro e che voi commenterete qua sotto sarà quella che Andrea Soffientini testerà nelle prossime settimane sul canale. Ovviamente paga lui, quindi sceglietela davvero molto costosa. Ciao e alla prossima!